Siemens presenta in questa fiera tutto quello che riguarda tutta l'offerta della digitalizzazione relativa alle macchine utensili. Quindi presentiamo tutto il nostro portfolio di prodotti, di soluzioni, a partire dalla Digital Enterprise, che si basa principalmente sul build relativo ai costruttori, cioè come si costruisce la macchina e quali sono i tool che servono per costruirla meglio, in maniera più efficiente e con delle tempistiche minori. L'Operate, come si opera maggiormente, come si opera in maniera migliore, ottimale, riducendo i tempi di programmazione, e l'Optimize per l'ottimizzazione dal cliente finale, quindi l'ottimizzazione in generale sul come renderla più performante e più produttiva. Presentiamo i nostri soliti prodotti, i nostri controlli numerici, dal controllo di punta al controllo di medio per il mercato mid-range, quindi il mercato di medio livello, fino al mercato standard, e soprattutto le tecnologie. Come punti highlight più importanti nella fiera presentiamo i pannelli, questo relativo all'Operate, pannelli di sempre più grandi dimensioni, dalla linea Blackline fino ai pannelli IFP del Simati, che si possono ruotare in ogni posizione, si possono personalizzare. Presentiamo la Top Surface per la fresatura a livello di tecnologia, soluzione ideale per avere superfici perfette, qualità di superficiale eccezionale nella fresatura. Avrà dei vantaggi notevoli per il cliente finale per chi lavora col CAD-CAM. E infine, come ultima soluzione che presentiamo da qualche anno ma ha avuto delle evoluzioni notevoli, è il Rama Robot, quindi l'integrazione del robot nella cella con l'Insinumeric. Presentiamo due macchine che vedrete in fiera, una è della società Ghiringhelli per quanto riguarda il carico e scarico e l'altra di MCM per il machining, quindi per la sbavatura e la fresatura del pezzo. Ultime novità sono il software e gli hardware. Presentiamo la nuova versione 4.7 che ha più di 100 innovazioni, quindi tutte da scoprire in fiera.